Un progetto ambizioso, ma intanto un primo passo molto concreto è stato fatto nel tentativo di reperire fondi, una riflessione condivisa con il Consiglio Comunale e le istituzioni scolastiche locali, ossia la volontà di ampliare le scuole primarie e secondarie a Sabbioneta in Piazza d'Armi. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prodotto dall'architetto Matteo Guardini, prevede l'edificazione nella zona dell'attuale cortile scolastico di uno spazio dedicato alla mensa, costo stimato di 1,2 milioni di euro, di uno spazio dedicato all'attività fisica dei ragazzi, 2,9 milioni di euro, oltre che la riqualificazione energetica dell'intero plesso scolastico, 2,2 milioni di euro. In totale 6,3 milioni di euro richiesti tramite la Regione, dove il progetto resterà per 3 anni nella lista del fabbisogno regionale, mediante i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi infatti non vi è uno spazio per l'offerta del tempo pieno scolastico e lo spostamento verso il centro sportivo di Vigoreto crea difficoltà logistiche e complessità gestionali, specie in questa fase di convivenza con l'emergenza sanitaria in corso. La progettualità è importante, ma rappresenta solamente l'inizio di un percorso che ci porterà a tentare di individuare le risorse, risorse che ci consentiranno di procedere con una definizione progettuale di grado superiore. Un progetto definitivo che dovrà essere costruito, realizzato e ragionato insieme a Sovrintendenza, insieme a UNESCO, perché è il contesto delicato nel quale insiste la nostra scuola, il nostro plesso scolastico ci impone, ci suggerisce questo tipo di approccio. Quindi il percorso inizia oggi con questa candidatura, che altro non è che la ricerca delle risorse necessarie per intraprendere questo percorso. L'esigenza della comunità è chiara ed evidente, speriamo che attraverso il reperimento delle risorse prima e della stesura progettuale poi si possa davvero dare risposta alle tante famiglie che necessitano di servizi che oggi purtroppo non siamo in grado di fornire se non in maniera parziale.